Bene, buonasera a tutti e grazie per questo invito, per questa serata in cui parleremo soprattutto di piante, di alberi, anche alberi magari alcuni molto grandi e molto belli, altri meno vistosi, ma comunque dalle radici molto profonde, perché sanno parlare di tradizioni, di leggende, di storie e ci sanno collegare un po' a tutto quello che è il nostro mondo antico. Beh, intanto volevo chiedervi, come mai avete scelto il giovedì, proprio la sera delle streghe? È una serata curiosa questa, sicuramente stimolante come opportunità ritrovarsi al giovedì sera a parlare di queste cose. E io vorrei partire subito con la prima pianta che io trovo essere una delle più interessanti, anche una delle più belle, piacevoli, che sicuramente anche voi avrete visto in tantissimi luoghi e in tante occasioni, perché la betulla è l'albero della luce, in friulano bedoul. È il legno tradizionalmente usato per la costruzione delle culle, è proprio questo della betulla, che è l'albero dell'inizio ed è l'albero che scaccia il maligno. Immaginate di incamminarvi adesso all'inizio della primavera in un bosco appena rivelato, appena libero dallo sciogliersi della neve, in cui una natura sonnolenta comincia pigramente a risvegliarsi. Ecco, la betulla è una delle prime piante su cui scorgerete le nuove timide foglioline. È una pianta sottile, diritta, è un elegante pilastro che si erge simile a una colonna nei boschi radi, mentre riflette col candore della sua corteccia il chiarore lunare come uno specchio d'argento. La signora delle foreste, come spesso viene chiamata, la betulla è un albero dalle foglie caduche e possiede una corteccia di uno splendente colore bianco, caratteristica a cui deve probabilmente la sua etimologia, dalla radice indoeuropea bereg, ovvero bianco splendente. Il portamento è senza dubbio evocativo, con la sua altezza che può raggiungere anche i 25 metri, la chioma leggera e luminosa, i rami penduli, che le conferiscono un aspetto puro e delicato. È diffusa in gran parte del vasto areale euroasiatico e ha rivestito nelle società tradizionali di questo nostro continente un ruolo di fondamentale importanza. È una pianta legata alla conoscenza e alla guarigione, purificatrice e fonte di rimedi per numerosi malanni. È particolarmente resistente al freddo, esige piena luce, ma in compenso, da brava pioniera, colonizza anche terreni poco favorevoli, fertilizzando il terreno e preparandolo per la nascita di altre specie che a volte arrivano anche a soffocarla, portandola al sacrificio. Per questo nell'antichità veniva considerata la pianta degli inizi. È un simbolo di perseveranza, di adattabilità, di umiltà, di tenacia. Suggerisce di continuare la propria strada sul percorso prescelto, anche se le condizioni sembrano avverse, e questo per preparare il terreno a coloro che verranno. Nelle antiche tradizioni i boschi e le foreste erano luoghi potenti, erano vivi e dispensatori di tanti doni. In tutte le lingue celtiche la parola albero significa anche lettere. I collegi druidici si riunivano nelle foreste e nei boschi. Molti misteri di queste donne e uomini sapienti avevano a che fare con diverse specie di ramoscelli. Il più antico alfabeto irlandese, il Beth Luit Nion, Betulla, Sorbo Selvatico e Frassino, prende il nome dai primi tre elementi di una serie di alberi la cui iniziali formano appunto la successione alfabetica. Nei racconti, ma anche nelle poesie, la presenza costante della betulla diventa la metafora dell'asse del mondo. È associata al sole e alla luna e perciò contemporaneamente al padre e alla madre, al maschio e alla femmina. Era ritenuta simbolicamente la via attraverso la quale scende l'energia dall'universo e da dove risale l'aspirazione umana verso l'alto. Nelle tradizioni popolari nordico-siberiane, al pari del frassino del mondo germanico, la betulla simboleggiava l'albero cosmico. Era una custode della porta. Apriva allo sciamano la via del cielo, permettendogli di passare da una regione cosmica all'altra, dalla terra al cielo e dalla terra agli inferi. Questo tutto in un viaggio interiore che conduceva all'estasi.
Secondo le popolazioni dell'Europa neolitica, un rapporto profondo legava la pianta alla Grande Madre, entità potente che si manifestava in forme e modi differenti. Questa associazione, marcata dalla pianta come con la luna e con la dea, cioè col mondo femminile, spiega perché essa fosse collegata a luoghi arcani e misteriosi che i Celti chiamavano Side, i cui messaggeri erano non a caso creature fatate e femminili. Dalla linfa i nostri avi ricavavano anche una bevanda primaverile, che era considerata anche una pianta dell'amore. La betulla era un albero, una pianta, da cui si traevano anche i giacigli, perché venivano fatti con rami di giunco e di betulla, ed erano questi tra i preferiti dagli amanti in numerose leggende celtiche. E guarda caso, una ghirlanda di betulla spesso veniva donata come pegno d'amore. Piantata vicino alla casa di una fanciulla, ne garantiva la felicità ed un ottimo matrimonio. Era un albero preposto al mese che cominciava col solstizio, un albero molto importante, proprio un albero degli inizi. Numerose credenze popolari, poi, avvolgono la betulla in un alone di mistero. Ad esempio, si riteneva che coi suoi rami le streghe costruissero le scope volanti, mentre per la grande luminosità della sua fiamma, il legno di questo albero veniva usato per scopi rituali. Presso le tribù dell'America boreale, per prevenire o curare le lussazioni dell'anca dei bambini, le mamme portavano i loro piccoli in speciali sacchi di scorza di betulla che caricavano sul dorso. Qui da noi in Italia, invece, per curare il rachitismo infantile, si raccoglievano, e guarda caso, in una notte particolare come quella che era la notte di San Giovanni, alcune foglie di betulla. Si facevano seccare nel forno e poi si infilavano ancora calde nel letto del bambino. Il simbolismo purificatorio della betulla si ritrova un po' dovunque. Nell'antica Roma, i fasci intorno all'ascia che reggevano i littori erano posizionati davanti ai magistrati, ed erano composti proprio da rami di betulla. Questi rappresentavano le punizioni che potevano essere inflitte ai colpevoli ed avevano anche la funzione di purificare l'aria dinanzi ai magistrati. Anche nel Medioevo era considerato un albero di luce, era un simbolo di saggezza e di purificazione, tanto che lo scettro dei maestri, perché non c'era la bacchetta quella volta, c'era lo scettro dei maestri, era composto da rami di betulla intrecciati. In tutta Europa furono usati anche per calmare gli esagitati e frustare i delinquenti, con lo scopo generale comunque di scacciare da loro gli spiriti cattivi. Un proverbio russo afferma che la betulla è il pozzo del popolo. Essa dona infatti agli uomini il calore con il suo legno, la luce con la sua corteccia arrotolata a torcia, la buona salute con la sua linfa. Molteplici sono in effetti i suoi impieghi e le sue proprietà: depurative, febbrifughe, diuretiche, stimolanti della bile, contro il colesterolo, antisettiche, astringenti, lenitive. Nei paesi nordici viene utilizzata anche per produrre bevande alcoliche ed aceto. Un tempo la corteccia veniva usata per l'estrazione del tannino, utilizzato poi per scrivere. Era poi usata anche per isolare le imbarcazioni e le calzature, per rendere impermeabili le case, ma anche per abbassare le febbri e combattere l'influenza. Il carbone della stessa pianta era persino utilizzato come antidoto nei casi di avvelenamento da parte di alcune specie fungine, come l'amanita muscaria. Da notare, infatti, che l'amanita muscaria in tutto il nord Europa cresce proprio ai piedi della betulla. Notissimo l'uso della sua linfa, che era quella che era detta acqua o sangue di betulla. Era una linfa dalle ottime proprietà depurative e diuretiche. Questa linfa viene raccolta in primavera, anzi all'inizio proprio della primavera, mediante incisioni sul fusto e bevuta al mattino a digiuno. Secondo la visione sciamanica, tutte queste proprietà sono giustificabili in diverso modo. L'incontro interiore con un simile alleato del mondo vegetale aiuterebbe infatti a ripristinare il collegamento tra la dimensione terrena e quella spirituale, indicando la via da percorrere.
Interpretazione questa che permette di comprendere, in una accezione un po' più ampia, questo suo titolo di portatrice di luce, di questa bella signora delle foreste. Da notare poi che nel nord Europa, quando ancora molto prima del cristianesimo, però mentre già si faceva l'albero di Natale o comunque l'albero del solstizio, si mettevano intorno a questo albero. Si legavano intorno due nastri fatti di lana, erano lunghi 7 metri, uno bianco e uno rosso. Venivano appese poi 7 mele rosse, in simbolo di abbondanza, e come richiamo alla luce, come simbolo di luce, venivano appesi anche a questo albero 7 dischi fatti con legno di betulla, coperti d'oro, e su questi 7 dischi venivano tracciate 7 rune. Quindi la betulla è un albero simbolicamente molto molto importante per tantissimi motivi. Adesso ne vedremo anche alcuni altri, come può essere il sorbo, in più l'hanno il cerbolar. Un tempo si diceva che abbattere un sorbo portasse sfortuna, perché quest'albero serviva ad allontanare streghe e spiriti maligni, ed in effetti il sorbo fu un albero magico per i Celti e per i Germani, e gli attribuivano poteri contro i demoni e i loro rappresentanti sulla terra, cioè gli stregoni. Il discorso non vale solo per il sorbo dell'uccellatore, ma per tutti i tipi di sorbo. È ben vero che John Lange parla soprattutto di questo sorbo dell'uccellatore e ci dice che i suoi nomi nelle lingue scandinave, il norvegese Rogni, il svedese Ron, l'inglese Rowan, secondo lui sono da ricollegare al termine rune, che è una vecchia voce norvegese che significa appunto segreto, sussurro, scrittura segreta. Gli scritti runici, continua lo studioso, erano poi spesso incisi sul legno di questo albero. In tutte le zone settentrionali dell'Europa, il sorbo ha suscitato sempre grandi attenzioni, dalla Scozia alla Scandinavia. I suoi ramoscelli fruttificati, i bastoni tagliati sui suoi rami, proteggevano dalla cattiva sorte, cacciavano streghe e sortilegi. La tradizione nordica lo lega a valenze magiche positive. C'era anche un significativo modo di dire. Si diceva infatti che i sorbi e il filo rosso buttano le streghe dentro il fosso. In questa notte forse è il caso di ricordarlo, visto che è giovedì. Questo vale in generale per ogni tipo di sorbo. Nel calendario celtico degli alberi, al sorbo era dedicato il secondo mese dell'anno, veniva dopo la betulla, e questo il mese del sorbo andava dal 22 gennaio al 17 febbraio. Prendeva quindi in mezzo proprio il primo di febbraio, che era la festa di Imbolc, la festa degli agnelli e la festa del latte. E nel mondo celtico era molto molto importante perché era la festa di mezzo inverno, era la festa in cui si cominciava di nuovo a vedere la luce, si cominciava di nuovo a vedere la speranza per la fine della cattiva stagione. E quindi era un momento di grande simbolo, di grande importanza, di grande significato. E per questo quindi che il mese del Serbo era anche il mese della luce. Dagli antichi Celti infatti era chiamato Luis, che significa anche fiamma. Era l'albero del risveglio, della nuova vita e del potere attivo della rinascita. In Scozia, ad esempio, simboleggiava il ritorno della vita dopo la morte e per questo si bruciava il suo legno nelle cerimonie funebri, aiutando in questo modo l'anima del defunto ad incamminarsi verso la rinascita. Ma già Plinio lo poneva tra gli alberi felici per il colore dei suoi frutti. Tornando comunque ai Celti, i druidi usavano i suoi ramoscelli che sparpagliavano su una pelle di toro scuoiata di fresco, e questo serviva per costringere le forze oscure a rispondere alle domande più difficili, a quelle a cui non volevano dare risposta, venendo così i druidi a conoscenza delle loro intenzioni malefiche. Antiche leggende raccontano poi come dal legno di sorbo si ricavasse una verga magica chiamata mano di strega, che serviva ai rabdomanti per trovare tesori nascosti e metalli preziosi. Gli antichi abitatori dell'Europa del Nord dicevano inoltre che l'albero del sorbo
piantato accosto alle case e alle stalle, teneva lontano i fulmini, gli spiriti malefici e le streghe. Con i suoi rami si decoravano le abitazioni e si sbatteva anche la panna nella zangola. Si faceva il latte, sì, dal latte si faceva la panna. I marinai attaccavano dei ceppi del suo legno sulla chiglia della nave perché li difendesse dalla furia delle tempeste marine. Oltre ad aiutare contro gli attacchi magici e le negatività, questo in particolare l'invidia e la gelosia, come un po' anche da noi, trisci voi, il malocchio, donava anche rapidità di pensiero, concentrazione, discernimento, ispirazione all'azione, protezione dalla paura. Un ramo di sorbo posto sopra la porta proteggeva inoltre sempre, secondo le tradizioni dei Celti, dagli intrusi indesiderati, specialmente dagli spiriti malevoli. Nascosto sotto i vestiti, proteggeva durante i viaggi. Mangiando infine le bacche rosse di un sorbo fatato, che erano anche il nutrimento degli dei e talismano contro fulmini e sortilegi, si acquistavano saggezza e conoscenza. Esse inoltre avevano il potere di far ringiovanire, di allungare la vita, di saziare e di curare le ferite. Il sorbo poi non era protettivo solo degli esseri umani e delle loro abitazioni, ma anche del bestiame. I cavalli stregati potevano essere domati solo con la frusta di sorbo, e questo valeva in tutti i paesi nordici. In Germania, ad esempio, venivano appesi rami di sorbo nelle stalle per allontanare dalle bestie la vena della pazzia. Presso i Finni, il sorbo, albero della vita, era abitato da una ninfa che esercitava la funzione di proteggere gli animali. I pastori estoni portavano un bastone di sorbo che piantavano in terra, in mezzo al gregge, per tenerne lontano ogni maleficio. Questo era anche un albero che doveva essere bruciato però con molta attenzione. Un fuoco di legna di sorbo poteva evocare la presenza di spiriti ultraterreni, e questo poteva chiamare sia spiriti gentili che spiriti maligni. E nelle campagne francesi si è creduto a lungo che se un uomo o un cane, morso da un cane, da un animale malato di rabbia, se quest'uomo o cane avesse dormito o si fosse riposato all'ombra di un sorbo, tanto bastava perché avesse immediatamente un nuovo attacco di rabbia. Perché comunque, e questo è interessante anche da ricordare poi per gli altri alberi che andremo a vedere, la magia spesso è ambivalente e apre porte non sempre desiderate da chi opera. Queste antichissime usanze sembrano comunque essere state abbastanza diffuse, come testimonierebbe la frequente presenza dei sorbi accanto agli antichi cromlech, cioè a quei monumenti megalitici particolari costruiti da pietre di grandezza variabile, conficcate nel terreno in circolo. Il più famoso di questi sicuramente conoscerete Stonehenge, la cui costruzione sembra essere antecedente al secondo, forse anche al terzo e forse anche al quarto millennio avanti Cristo. Nelle Highland scozzesi le bacche del sorbo sono usate dalle donne per creare delle collane ritenute protettive contro le stregonerie. E anche in altri paesi europei, appuntare un grappolo di bacche al petto proteggeva le persone da negatività e spiriti maligni. Come vedete, il sorbo si presta a tantissime interpretazioni e a tanti aiuti. E da lui passiamo al faggio, quello che noi in friulano chiamiamo il faiar. Entrare in una foresta di faggi è un po' come penetrare in una gigantesca cattedrale dai tronchi simili a colonne, alti dai 20 ai 45 metri, di colore ancora quel grigio cenere, pallido, e hanno i rami molto alti, quindi sotto il bosco è molto libero. Da una comune radice indoeuropea è derivato sia il latino fagus, sia il tedesco buche. La sua corteccia liscia e leggera, uno dei primi supporti utilizzati in Europa per la scrittura. E infatti il nome tedesco del faggio, Buche, ha la stessa etimologia di Buch, che significa libro. Pertanto è un albero legato alla saggezza e alla tradizione, alla conservazione della memoria. Diffusi soprattutto nell'Europa centrale, le
Questi alberi in Italia erano più numerosi nell'antichità che adesso, purtroppo. Erano tanto, tanto forti, tanto importanti, da essere cantati dai poeti per la loro ombra rinfrescante, e questo ci viene testimoniato anche da Virgilio nelle sue bucoliche. Tacito racconta che i popoli germanici usavano lanciare bastoncini di faggio incisi con rune su un telo bianco affinché i sacerdoti, osservando la disposizione in cui i bastoncini ricadevano, potessero tenere chiarezza sui quesiti posti. In francese il faggio un tempo era chiamato faillard, mentre oggi è detto etre, dal germanico Eister, che nelle lingue germaniche indicava un giovane tronco tagliato a intervalli regolari che dal ceppo vegetava nuovamente. Noi questo lo facciamo spesso in Friuli più con il carpino, no, che con il faggio. La corteccia dei rami, che contiene tannino, era utilizzata come febbrifugo e tonico e anche contro la dissenteria, a causa del suo effetto astringente. Il catrame ottenuto dal legno di faggio è un potente antisettico usato dall'industria farmaceutica come disinfettante dei polmoni nella composizione di molti sciroppi ancora oggi. Probabilmente anche il faggio fu, al pari di molti altri alberi come il frassino e la quercia, considerato un simbolo di quell'albero cosmico, grande e potente, che unisce il cielo, la terra e anche gli inferi, sostenendo e nutrendo il cosmo. A Roma, alla sommità occidentale del Colle Esquilino, oggi corrispondente alla zona in cui sorge San Pietro in Vincoli, era chiamato Fagutal per un bosco sacro di faggi, consacrato a Jupiter Fagutalis. Al tempo di Plinio esisteva ancora un tempio dedicato proprio a Jupiter Fagutalis, ed in fianco a questo tempio c'era un grandissimo e anche molto antico faggio sacro. Questo faggio continuò nei secoli poi ad ispirare la fantasia popolare, tant'è vero che anche in altre regioni dell'Europa, come in Lorena e nelle Ardenne lussemburghesi, si credeva che il faggio non venisse mai colpito da un fulmine proprio perché sacro a Giove. Quello che è interessante è che anche la quercia, che è sacra a Giove, invece attiri i fulmini. Nei Pirenei francesi il buon Dio amava passeggiare fra i boschi e i villaggi, come da noi facevano il Signore San Pietro in Friuli e in Carnia. Fa un po' pensare questo fatto, forse si dividevano le zone, cioè in Friuli venivano Gesù e San Pietro, mentre dall'altra parte andava il principale. Comunque, un giorno il buon Dio, passando vicino ad un uomo che stava bestemmiando con una violenza tale da far arrabbiare persino lui, era così forte, così cattivo, così potente, che Dio lo punì immediatamente, lo trasformò in un orso che poteva salire su tutti gli alberi, ma non sul faggio. Questa è una cosa assai curiosa. Un'altra leggenda attesta invece una credenza tipica della Francia settentrionale, soprattutto della Bretagna, dove si dice che alcuni alberi siano abitati da anime che devono ancora espiare la loro pena e quindi restano ancora in questo mondo. E si racconta una storia in cui una notte d'inverno un contadino di nome Hervé Mingham udì presso la sua capanna un insolito frusciare di fogliame. Uscì ed, alzando gli occhi nell'oscurità, riconobbe dal bianco argenteo della corteccia che questo suono era prodotto da due faggi che si ergevano uno di fronte all'altro e parevano abbracciarsi con i loro rami. Incuriosito si avvicinò e cominciò ad ascoltare con attenzione fino a quando percepì il sussurro di due voci umane. Quale non fu la sua meraviglia quando si accorse che erano quelle dei suoi genitori defunti, che si lamentavano per il freddo. Dopo qualche tempo, infreddolito a sua volta, dovette rientrare in casa. Mentre si assopiva davanti al camino, udì quegli alberi camminare pesantemente intorno alla capanna, poi l'uscio cigolò ed i faggi riprese le loro sembianze umane, vennero a scaldarsi vicino al focolare. Conversando con loro, Hervé seppe che stavano scontando una penitenza
perché in vita si erano dimostrati poco caritatevoli con i poveri. Il giorno seguente Hervé e sua moglie fecero un'offerta per i bisognosi, chiedendo poi al curato che fossero celebrate alcune messe in chiesa. Da allora i due faggi non si lamentarono più. I frutti del faggio, detti fagiole, anche se hanno un buon sapore, se non hanno un buon sapore, sono commestibili. Nel corso della storia sono stati spesso usati come cibi per i maiali. Ne sono ghiotti però soprattutto gli scoiattoli, piccioni, fagiani, cinghiali. Si produceva anche un olio dolciastro che si estraeva dai semi e veniva usato come condimento. Un tempo era utilizzato come combustibile, mentre le sue foglie erano usate come foraggio. E adesso arriviamo ad uno degli alberi forse più interessanti, almeno per le nostre aree, per la nostra zona, perché è un albero molto, molto comune e anche molto conosciuto, e che molti di noi, quando erano giovani, più o meno nella mia età, no, quei 60-70 anni, si ricorderanno perché andavamo sempre a tagliarlo per andare a uccellare, perché era uno degli alberi più importanti e più utili, anche se poi non prendevamo mai quasi niente. E questo era lontano, il Friulano Lonnar. Questo albero appartiene alla famiglia delle betulacee, esattamente come la betulla e il nocciolo, ed è una pianta che predilige terreni umidi, come gli argini dei corsi d'acqua e le nebbiose paludi. Legato al mondo liquido delle acque, lontano è sempre stato considerato un albero misterioso e magico, un naturale collegamento tra la dimensione della materia e quello dello spirito. Crescendo lungo le rive dei corsi d'acqua, vicino a paludi, in luoghi molto umidi e nebbiosi, esso sembra essere intriso dell'ambiguo spirito dei guardiani dell'altro mondo, esseri dalle forme inquietanti, che si pongono come difensori dei luoghi sacri e che, segnandone i confini, li proteggono da coloro che non sono adatti ad oltrepassarli, coloro a cui non è consentito oltrepassare questi confini. Oltre ad essere simbolo del mondo spirituale per le sue particolari caratteristiche legate all'acqua, elemento questo considerato un passaggio che conduce ai mondi fatati come le nebbie, lontano lo è anche per la forma delle sue gemme, che si sviluppano a spirale ed indicano in tale modo il percorso di consapevolezza e crescita interiore rivolta sempre verso l'alto. In una saga medievale tedesca si può trovare l'affascinante e misteriosa figura della donna Lontano. Si tratta di una fanciulla dall'aspetto incantevole, che dopo aver sedotto uomini scorretti verso le donne, mentre si trovava tra le loro braccia, si trasformava improvvisamente in un essere peloso e ripugnante, terrorizzandoli e punendoli così della loro insaziabile sete di conquista, spesso priva di vero interesse e spinta solo dalla superficialità. Nel secondo canto di questa stessa opera, questa creatura selvatica lancia un incantesimo sul protagonista. Questo era un uomo retto e sapiente che l'aveva anche aiutata. Lo rende pazzo per 6 mesi e poi lo conduce con una nave in un luogo misterioso, in cui ella è regina. Qui la donna Ontano si bagna in una magica sorgente e si trasforma dall'essere peloso e ripugnante che era nuovamente in una fanciulla meravigliosa, la più bella mai esistita sulla terra, e l'uomo diventa il suo sposo. In seguito a questo mutamento, ella assume un nuovo nome che tradotto significa vittoria dell'amore. Questa vicenda, dal carattere chiaramente iniziatico, ricorda diverse storie appartenenti alla tradizione celtica e arturiana, in cui il giovane cavaliere dal puro spirito deve vivere sacrifici e prove molto difficili per poter conoscere l'amore divino e sposare la donna, questa donna intesa poi come dea terra, spesso celata dietro questo aspetto ripugnante. Deve perciò crescere interiormente, tanto da giungere ad una consapevolezza tale da
da trovare la via della verità al di là dell'illusione, acquistare in questo modo la possibilità di vedere più nel profondo, per scorgere ed abbracciare la bellezza che rifulge oltre ogni apparenza. Solo riuscendo in questa impresa l'uomo può diventare re sacro, legittimato secondo le leggi dell'antica armonia, e a questo punto la laida pulzella può rivelarsi per ciò che è veramente, ovvero la più bella dama mai vista, accanto alla quale il giovane vivrà nella gioia e nell'amore per l'eternità. In questi antichi racconti, la strana e potente figura femminile, sia ella la donna ontano, la donna ripugnante o altre entità simili, proviene sempre da una realtà parallela, una realtà in cui regnano le vere virtù essenziali ed in cui è a piena espressione lo spirito in tutte le sue forme. Il fatto che l'albero dell'ontano sia connesso ad una simile vicenda evidenzia il suo essere ponte, la sua appartenenza ad un mondo di mezzo che media tra quello che tutti conosciamo e quello che invece pochi possono intravedere. È un mondo di passaggio, di confine, di attenta guardia e difesa. Le sue radici si aggrappano alla terra fertile, il suo fusto scuro si offre al nostro tocco, eppure esso è anche altrove. Può non essere dove pare che sia e non sempre conduce dove si pensa di andare. Proprio in riferimento alla sua funzione di mediatore, l'utilizzo più pratico che si faceva del lontano appare quindi per nulla svincolato da ciò che esso rappresenta a livello sottile. Per la sua resistenza all'acqua, infatti, il suo legno veniva spesso usato per la costruzione di ponti, poiché a contatto con l'umido non solo non marcisce, ma diventa ancora più resistente ed impermeabile. Un ponte costruito con un albero di confine che unisce i diversi reami e permette di viaggiare fra essi, è molto probabile che conservi parte della sua magia, e che resti avvolto in un inquietante alone di mistero e di imprevedibilità, poiché nessuno può essere certo, attraversandolo, di giungere sicuro ed intonso sull'altra sponda, senza perdersi, per questo, tra i velami di una nebbia che, aprendosi, potrebbe mostrare qualcosa di molto diverso da ciò che ci si sarebbe aspettati di trovare. Quindi il lontano è anche un ponte verso il mistero, ma anche un ponte all'interno di noi stessi per vedere cose che solitamente non scorgiamo. Un'altra misteriosa caratteristica del lontano è quella di sanguinare quando viene inciso. La sua linfa assume infatti un colore rossastro appena viene a contatto con l'aria e dà l'impressione che l'albero perda sangue. D'altra parte, questa linfa vermiglia veniva anche prelevata ed utilizzata per tingere i tessuti di lana insieme ai fiori, che invece producevano un bel colore verde, e i ramoscelli che davano il marrone. Accanto a questi colori, lontano mostrava anche il bianco del suo legno asciutto ed il nero, colorazione che lo stesso legno assumeva quando veniva bagnato, e che insieme al rosso del suo sangue rivelava i tre colori dell'opera alchemica di trasmutazione interiore, nonché quelli simbolici della Grande Madre, nei suoi tre aspetti di vergine selvaggia, madre amorevole e potente dea. L'opera alchemica sappiamo tutti che comincia con l'opera nero, quindi potrebbe essere il tronco bagnato del lontano, per poi proseguire, dopo essere risaliti da questa opera al nero, da questa chiusura assoluta, da questa caduta totale, la lenta risalita attraverso l'opera al bianco, quindi il legno, il tronco dell'albero che ci mostra il suo colore bianco, e su, sempre attraverso un cammino di risveglio interiore, fino all'opera al rosso, che sarebbe poi il risveglio totale ed assoluto che si ottiene, in questo caso con il colore del sangue del lontano. Quindi un simbolismo molto, molto interessante. Nella mitologia gallese, lontano era associato a Bran, il Benedetto. Era il gigantesco dio che, per aiutare la sua cara sorella Branwen, questa era imprigionata e trattata come una serva dagli irlandesi, partì con i suoi compagni e li aiutò a guardare il fiume con il suo stesso corpo, stendendosi sull'acqua proprio come un ponte.
Nel mito celtico della battaglia degli alberi, invece, Lontano è il primo albero dell'esercito e guida gli altri verso la battaglia con ardore e temerarietà impareggiabili. Il fine della battaglia è quello di scoprire il nome segreto della divinità venerata dal popolo nemico. Sempre nel mondo celtico, il suo legno è uno dei 9 usati per accendere il grande falò di Beltane, la notte del 30 di aprile, la notte di Valpurga. Nonostante sia un cattivo combustibile, il carbone che produce è tra i migliori ed era largamente preferito dai fabbri, perché sprigiona molto più calore rispetto a quello prodotto da altri alberi. Interessante anche il fatto che siano i fabbri, perché anche loro si sa bene che erano degli esseri in gran parte legati alla magia, perché il fatto di riuscire a lavorare il ferro, di riuscire a creare con il fuoco, era sicuramente considerato di grandissima importanza nell'antichità. La sua resistenza anche al fuoco, oltre che all'acqua, fa di Lontano un simbolo della forza interiore e della volontà che, sottoposte a prove difficili, non solo vi resistono, ma ne escono potenziate e rinvigorite, intrise di una nuova forza ed ardimento. Infine, in Irlanda, tagliare un Lontano era considerato un atto deplorevole, un vero delitto, e chi compiva questo gesto rischiava di vedere arsa la propria casa. La lettera ogamica che lo identifica si chiama Fearn ed è lo stesso nome che avevano gli scudi da battaglia dei guerrieri. Erano oggetti di difesa e protezione, di forza e coraggio, resistenza e tenacia, qualità appartenenti all'albero e allo spirito magico che in esso vive. Se osservate nella sua totalità, Lontano sembra quindi assumere le forme sia maschili, come guerriero del mondo incantato, colui che si nasconde al di là delle acque, un essere contorto ed inquietante, posto in difesa del passaggio che conduce al sacro. Al tempo stesso, però, anche femminili, nel suo aspetto di donna Lontano, creatura dolcemente femminile, che si propone di liberare lo sguardo del cercatore dalle allucinazioni dell'illusione, conducendolo sulla via dell'amore e dell'integrità interiore. Nel suo offrire il proprio corpo per oltrepassare le trascinanti acque della vita, è saldo appoggio per il viandante consapevole e porta in sé i segreti di due realtà che sono lontane solo apparentemente, fungendo da magico ponte che non unisce le sponde e ne protegge i nebbiosi ed incerti confini. E adesso passiamo ad uno degli alberi più conosciuti e famosi anche nel nostro simbolismo e nelle nostre conoscenze, e questa è la quercia, il roll. Le immense foreste di querce della Germania meravigliarono i romani quando le videro, ma nello stesso tempo destarono in loro una specie di angoscia e addirittura di terrore sacro, di cui si sono fatti testimoni sia Plinio che Tacito. Se, vedendole, i romani pensarono che quelle querce gigantesche fossero originate insieme col mondo, quasi immortali, a maggior ragione la stessa cosa dovevano provare i germani, che in loro veneravano divini antenati. Le querce erano alberi paterni, che attiravano le folgori dal cielo ed erano sacre a divinità potenti come Zeus, come Thor, come Donare, Giove. Ed erano anche alberi materni, che secondo molti miti sulla comparsa dell'uomo sulla terra, avevano dato proprio loro origine agli esseri umani. Benché tutti gli alberi siano stati classificati come simbolicamente femminili, la quercia e la ghiandola, forse perché la quercia era un albero dio grande padre, Giove nell'Europa latina, Thor e Donard e Donar nel nord Europa. In inglese la parola albero, tree, e la parola verità, true, sono affini, così l'albero nella sua forma di ghianda contiene in nuce la verità. Presso i Germani, mentre il frassino era dedicato ad Odino, la quercia era l'albero di Thor, il dio del tuono. Lo stesso valeva per
Perpercunas, il cui nome deriva da quello della quercia in indoeuropeo antico. A questo dio del tuono, divinità principale dei lituani, erano naturalmente consacrate le querce. In onore del dio erano tenuti accesi i fuochi perpetui, alimentati solo con il legno di determinate querci. I lettoni, vicini dei lituani, veneravano anche la quercia d'oro di Perkun, dio della folgore. Tra gli slavi pare che la quercia sia stata l'albero sacro di Perun, il dio del tuono, il cui nome deriva anch'esso dalla parola indoeuropea che indica la quercia, associata al fulmine, che in polacco è piorun. A Pron, in Bielorussia, cresceva un tempo un bosco e lì le querce consacrate a Perun si trovavano all'interno di una specie di tempio all'aperto. Questo mi spiega anche perché il sottoscritto, che di cognome fa Paron, abbia in qualche modo la presidenza del circolo L'Antica Quercia, perché più collegato di così, adesso al di là delle battute, anticamente nell'Europa mediterranea e a nord in quella germanica e celtica, la quercia era un albero ancestrale, era magico, era potente. Tutto ciò che le era associato partecipava dei suoi poteri. Gli uccelli che vi nidificavano, le vespe nelle sue galle, le api e il loro miele, il vischio che vi si abbarbicava e naturalmente anche la ghianda. Il linguaggio del mito compone in immagini ciò che il linguaggio concettuale espone in frasi. Quindi le querce in particolare sono alberi dell'anima, perché offrono rifugio alle api e custodiscono nel loro tronco il miele, che nell'antichità mediterranea, come in molte altre parti del mondo, era considerato un ingrediente del nettare, la bevanda degli dèi, una sorta di primordiale, ultraterreno cibo dell'anima. L'importanza della quercia presso gli indoeuropei si è testimoniata, oltre che dai dati linguistici, anche e soprattutto dalla sua rilevante valenza simbolica e religiosa. Questo albero è infatti quasi universalmente l'emblema della forza. La clava di Ercole è di legno di quercia. Nell'Odissea Ulisse consulta due volte il fogliame divino della grande quercia di Zeus. Inoltre, secondo una credenza di tipo magico, un ramo di questo albero posto presso una fonte in Arcadia avrebbe combattuto la siccità. Livio afferma che questa pianta era sacra anche ai romani. Una conferma si può trarre dall'arcaico diritto pontificale che si occupava anche di botanica sacra. Veranio, uno scrittore del primo secolo a.C., la cita per prima nell'elenco degli alberi recanti buoni auspici. Era simbolo di virtù, forza, coraggio, dignità e perseveranza. Come ha rilevato Renato Del Ponte, non deve stupire il posto di rilievo occupato dalla quercia in questa visione sacrale della pianta, poiché essa, al pari della vite, era sacra a Giove, il dio padre supremo dei romani. Alfredo Cattabiani ha narrato proprio le simboliche nozze di quercia e di vite in un suo racconto di alcuni anni or sono, che si intitolava non a caso La quercia. È soprattutto presso i Celti, però, che si ravvisa in pieno il ruolo fondamentale attribuito alla quercia nella sfera sacrale. Nella sua Naturalis Historia, Plinio afferma infatti che i sacerdoti druidi scelgono i boschi di querce e non celebrano alcun sacrificio senza quell'albero. Diversi studiosi sostengono inoltre che lo stesso nome dei druidi, membri della prima funzione sovrana nel mondo celtico, abbia tratto origine dalla già citata radice indoeuropea dereu, che designa proprio la quercia, alla quale effettivamente i druidi sono ricollegati in diverse credenze, come in quella assai nota, secondo la quale nelle notti di plenilunio avrebbero reciso dei grandi alberi, dei grandi rami di vischio, servendosi di un falcetto dorato, e poi con questi rami avrebbero tratto anche degli auspici, li avrebbe usati da un punto di vista magico. Questo insieme di dati che le religioni, il mito, la leggenda ci offrono
insieme a molti altri che si potrebbero aggiungere al novero, conforta e ci spiega la sensazione di stupore e di ammirazione che sempre proviamo allorché ci imbattiamo in questo maestoso albero sacro. La quercia è stata sempre considerata regina delle piante, con valenza simbolica e religiosa, essendo quasi universalmente considerata connessa con il principio creatore dell'universo, come una grande madre che dona vita e crescita. È il simbolo della vita, della forza tranquilla, della virilità e del valore militare. È l'archetipo di tutti gli alberi, il piedestallo della volta celeste, l'asse del mondo, il gigante vegetale caro e sacro a tutti i popoli per la sua maestà incomparabile e la sua possanza. Per i Celti rappresentava la forza della saggezza e della conoscenza. Consentiva di giungere alla consapevolezza della soglia tra il mondo della materia e quello dello spirito. La quercia era l'albero del giudizio sotto il quale il re prendeva le sue decisioni e sotto di essa definiva il giusto e l'ingiusto, l'essere e l'apparire. La quercia è il re dell'anno crescente. Il re della prima metà del primo semestre dell'anno. Rappresenta la forza spirituale e la magia della terra, simbolo della nobiltà degli ideali e dell'indipendenza. Il re che sedeva sotto la quercia era garante dell'ordine cosmico sulla terra. Quando perdeva forza e potenza, era sfidato da un aspirante successore che simbolicamente lo uccideva nel duello rituale e prendeva il suo posto, quindi si rinnovava l'anno. Anche il mondo cristiano alla fine ha adottato la quercia. Un esempio illustre si trova a Viterbo ed è il santuario della Madonna della Quercia, consacrato ufficialmente nel 1577, ma la cui storia risale al 1417, quando l'artigiano viterbese Battista Juzzante commissiona al pittore Mastro Martello una Madonna con bambino. E pone questa Madonna su una quercia per proteggere un terreno agricolo da intemperie e da furti. L'immagine della Madonna non solo protegge il terreno, ma intorno a lei vengono testimoniati numerosi miracoli. L'eremita Pier Domenico Alberti tenta di portare il dipinto in un'abitazione, ma lei ritorna magicamente sulla quercia. La stessa cosa accade anche a una donna viterbese che tentava di fare esattamente la stessa cosa. Un cavaliere, inseguito dai briganti, passando davanti alla quercia, viene reso invisibile e sfugge agli inseguitori. Anche contro la peste nel 1467, l'immagine della Madonna col bambino della quercia viterbese protegge e cura gli appestati. Il Sambuco, che in friulano diventa il Saut, è un albero che io trovo estremamente bello, piacevole ed interessante, un po' più giocoso degli altri che sono importanti. Questo secondo me invece è più legato al mondo dei bambini, al mondo del gioco. Il suo nome deriva dal greco sambiché, che era uno strumento musicale simile ad un'arpa, ricavato proprio dai rami del Sambuco. Questa pianta sacra per i Celti rappresentava la tredicesima luna, ovvero la fine di un ciclo. Il numero 13 nel simbolismo celtico stava a significare un momento di passaggio e di trasformazione. La morte, in effetti, è sinonimo di termine, ma al tempo stesso è condizione necessaria per un nuovo inizio. Proprio sotto questa luce si comprende a fondo l'associazione a immagini di rinnovamento e di rinascita. Il Sambuco diventa così simbolo della lotta alla morte e della difesa della vita. Allo stesso modo, il numero 13 assume un significato di numero fortunato o sfortunato a seconda della valenza positiva o negativa legata alla rinascita o negativa legata alla morte che gli viene data. Nella tradizione celtica, tanto la corteccia come i frutti, tanto i fiori come i germogli,
di questo bellissimo albero venivano adoperati a scopi medicinali. Infatti il sambuco era considerato l'albero della guarigione. Un'altra relazione simbolica è quella con le fate. Raccontano le leggende celtiche che alla vigilia del solstizio d'estate, allo scoccare della mezzanotte, in prossimità dell'albero di Sambuco, davanti agli occhi di chi lo cerca, si dischiuderà il regno delle fate. Queste piccole creature magiche sono infatti attratte dalle dolci note emesse dal sambiché, nonché da altri strumenti musicali a fiato, a cui veniva attribuito il nome latinizzato di Sambuca. Ecco, io già vi faccio una proposta. Visto che c'è anche Chiara fra i nostri ascoltatori, non sarebbe male andare giù nel bosco la notte che precede il solstizio d'estate, magari con qualche flauto e qualche altro strumento, raccontare storie e lì magari sederci sotto il sambuco, ne abbiamo almeno un paio nel nostro bosco, e vedere chissà che non si riesca a scorgere qualche fata o qualche rappresentante del mondo dell'altrove. Erano specialmente i flauti e cornamuse, così chiamati proprio perché anch'essi realizzati con il legno di Sambuco, che attiravano questi esseri fatati. E non a caso il famoso flauto magico dell'opera di Mozart era proprio un bastoncino di Sambuco. Questo arbusto, piantato in prossimità di case e fortezze, li proteggeva da scorpioni, serpenti e altre creature maligne. Era inoltre un simbolo di buon augurio e nel caso di gravidanze vantava persino un potere profetico. Infatti, se i suoi fiori sbocciavano color della ruggine, significava che un neonato era in arrivo. D'altro lato, i Celti si guardavano bene dal costruire culle con il suo legno, che avrebbe potuto arrecare una sorte funesta per i neonati. Questo sempre per la doppia valenza del simbolismo di questa pianta. Vita e morte sono racchiuse nella stessa immagine, che per sprigionare la sua magia positiva esige il rispetto da parte dell'uomo di precise condizioni e regole dettate dalla natura e dai suoi abitanti incantati. Fino all'inizio del XX secolo, i contadini tedeschi, quando incontravano una pianta di sambuco lungo il loro cammino, si levavano il cappello come segno di grande rispetto. Era sempre presente vicino a monasteri e abitazioni perché si diceva proteggesse dal malocchio e dalle cattiverie. Al suono dei sambuca, e di conseguenza all'albero stesso da cui hanno origine, veniva attribuita una funzione di difesa dalle forze del male e dai sortilegi. L'albero di sambuco nel mondo germanico era sacro alla dea Holda, che ci viene descritta come una donna anziana con denti lunghi e capelli aggrovigliati, che viaggia su un carro, oppure porta un aratro, facendo visita agli spiriti dei nascituri. Uno dei suoi ruoli fondamentali era quello di proteggere la casa, le casalinghe e le madri, ma le vennero attribuite poi altri molteplici compiti e mansioni. Ad esempio, si credeva che vi accompagnasse i bambini che tardavano a rientrare a casa, o che dondolasse le culle dei neonati dopo che la mamma si era addormentata. Holda era connessa alla stagione invernale, e infatti l'altra forma della dea è quella di una avvenente fanciulla dalle vesti bianche come la neve. I collegamenti tra Holda e l'inverno sono memori dell'adorazione degli spiriti femminili dei mesi invernali in Inghilterra e in Scandinavia. Una causa è certamente la pratica comune di filare. Quando fuori faceva troppo freddo per lavorare all'aperto, si filava nelle case, soprattutto nelle stalle, come anche qui da noi. Il sambuco era quindi una pianta sacra per i nostri avi, legata al mondo femminile, al mistero della morte, della nascita e della rinascita. Il viburno, invece, è una pianta di grandissima magia e di grandissima protezione. In friulano si chiama Paunie. Una pianta cantata nelle canzoni della tradizione popolare e nelle poesie. Il viburno è una pianta appartenente alla stessa famiglia del sambuco ed è presente in Europa, in Asia e in America. Deriva dal latino vincio, che significa legare, unire, e anche con il significato importante di legare e slegare, che
un tempo avevano certe piante in presenza di malocchio e di streghe. Sarebbe interessante una sera fare un incontro proprio sui tessuti e sull'idea del legare e dello slegare, come anche dello spannare, del misurare, che erano sicuramente dei termini molto importanti anche da un punto di vista magico, sia antico che anche del nostro mondo agricolo, fino a forse un secolo fa. Qualcuno più realista potrebbe affermare semplicemente che il nome alluda alla buona flessibilità dei rami di alcune specie, come il salice, che in friulano diventa venc, ma io penso che questo sia riduttivo. Il viburno è una pianta del Mac di San Juan e serve per combattere le streghe e il malocchio. Nelle case friulane, un ramo di viburno veniva sempre tenuto dietro la porta d'ingresso, dietro la porta della stalla, e fissato negli assali proprio dei carri, proprio per combattere ogni forma di malia. È una pianta protettiva. Se un pezzo della sua corteccia viene portato addosso, magari sotto forma di collana, o portato dentro un sacchetto attorno al collo, protegge chi lo indossa dagli spiriti malvagi e dagli avvenimenti accidentali. Questa pianta è sempre stata velata da un alone di mistero ed è anche protagonista di tante leggende. Una di queste afferma che la Befana, il 6 gennaio, dunque nella notte dell'Epifania, costruisca la sua scopa con la saggina, questo per la parte delle setole, e con il viburno proprio per la parte del manico. E questo anche in alcune tradizioni almeno, viene riportato invece con la betulla, che fa la parte delle setole, e il viburno sempre a fare la parte del manico. Ed era usato dalle streghe proprio per volare. In anche questo caso il viburno può avere delle connotazioni sia positive che negative, o comunque essere uno strumento e quindi come tale usato da uno o dall'altro. A fine dell'Ottocento Valentino Ostermann raccontava che se si sospetta che un infermo sia stregato, basterà far bollire in un pentolone alla mezzanotte di giovedì una parte delle vesti dell'ammalato, alimentando il fuoco con legna di viburno o rosmarino. A questo si aggiungerà un rametto di olivo benedetto o di ginepro. All'acqua del pentolone si avrà cura di aggiungere un po' di acqua benedetta e un granello di sale. Poi, quando l'acqua bollirà per bene, vi si farà per 3 volte il segno della croce con un crocifisso di legno, scongiurando, quindi imponendo alla strega di farsi riconoscere. È accaduto molte volte, dice l'Osterman, che mentre il pentolone continuava a bollire, la strega sia comparsa in forma di gatto. Un'altra leggenda vede il viburno come primo arbusto con cui si costruivano le bacchette delle streghe e delle fate. Nell'antichità era considerata una pianta dai poteri magici e soprannaturali, soprattutto per quanto riguarda la specie Lantana di Linneo. Si tratta dunque di una pianta molto particolare, bella, alta, dal fusto sottile ma solida e ben saldata nel terreno attraverso le sue radici. Una pianta con piccoli fiori bianchi che spiccano proprio come le sue attraenti ma pericolose bacche colorate tra il brillante delle sue foglie. È una pianta che è stata cantata e lodata nelle opere di vari artisti in varie parti del mondo. Una pianta che aiuta, ma che comunque ama farsi rispettare. Quindi lasciatevi aiutare dal vostro viburno, ma stando sempre molto attenti e prudenti, data la sua alta tossicità. Il viburno è una pianta dalla fioritura autunnale. È resistente e molto bella. Con l'abbassarsi delle temperature, mentre l'estate comincia a lasciare il posto al colorato autunno, è possibile imbattersi in questi fiori sulle siepi o all'interno dei giardini. Pur trattandosi di una pianta rustica, e quindi teoricamente bisognosa di ben poche cure, il suo significato nel linguaggio dei fiori è quello di muoio se mi trascuri. Facile pensare, quindi, quali siano le implicazioni di un suo utilizzo in un mazzo di fiori appositamente creato per lasciare un messaggio. Una favola di origine boema
racconta la nascita magica di questa pianta proveniente dall'altro mondo. Tutto trae origine dalle avventure di un giovane di nome Lucindo, che aveva deciso di diventare re e che, per raggiungere il suo scopo, un giorno lasciò la propria casa e seguì un mercante nei suoi pellegrinaggi. Giunti in un paese deserto e abbandonato, mentre il commerciante se ne andava per la sua strada, Lucindo fu messo alla prova dagli spiriti di defunti rimasti senza sepoltura che trovò lungo la strada. Il suo comportamento fu così dolce e caritatevole nel prendersi cura di quei corpi tormentati che sulla tomba di queste persone che lui aveva sepolto così amorevolmente, crebbe un cespuglio dai fiori bianchi e un petirosso fatato disse a Lucindo che quei fiori di Viburno lo avrebbero reso invincibile. Proseguendo il suo cammino, il giovane ebbe riprova di quanto gli era stato predetto, perché giunse in un paese retto da 12 savi che amministravano il regno perché il trono era vacante. Questo reame era angustiato da un drago che pretendeva il sacrificio di 10 giovani ogni anno e che solo il re avrebbe potuto sconfiggere. Grazie alla forza del Viburno, Lucindo riuscì a decapitare il drago con il solo aiuto di un bastone e divenne il re di quel reame. L'ultima pianta che andremo a incontrare questa sera è anche questa molto, molto interessante e degna di tanta considerazione. È il nocciolo, quello che noi in friulano chiamiamo il noglar. Il nocciolo deriva il proprio nome dal greco koris, che significa elmo. È originario della Mesopotamia. In gallese viene chiamato colin, in gaelico col. È proprio con il suo nome gaelico che adesso noi ci avvicineremo a lui. È una pianta particolare dalla fioritura anomala, che avviene solo in pieno inverno ed è fonte di molte leggende. Questa pianta la vedono protagonista. Nell'alfabeto strutturato da Robert Graves, quello di cui citavamo quando parlavamo della betula, il Bet Louis Neon, il nocciolo, il col, è il nono albero. È legato al periodo della maturazione dei frutti ed è uno dei sette alberi signori, uno dei sette alberi nobili, insieme a quercia, agrifoglio, tasso, frassino, pino e melo. Poi ci sono i sette alberi contadini, i sette arbusti e gli otto pruni. La sua importanza è così grande che nell'antica Irlanda si decretava perfino la morte per colui che avesse osato abbattere illegalmente un nocciolo o un melo, albero al quale il nocciolo è strettamente legato per varie e complesse ragioni. Anche questo una sera andrebbe affrontato. Dovremmo parlare del melo perché è veramente molto, molto interessante dal punto di vista simbolico. Si diceva comunque a quei tempi che tre cose che non respirano sono risarcibili solo con cose che respirano: un melo, un nocciolo e un bosco sacro. Quindi questi tre pretendevano la vita di coloro che li offendeva. Il mese di Col inizia il 5 di agosto per terminare il 1 di settembre. Nell'alfabeto arboreo, la C di Col rappresentava il numero 9, sacro alle muse, ed esso è considerato l'albero della saggezza. Col viene considerato l'albero della magia bianca, della poesia e della medicina. Ancora oggi il simbolo dei medici, il caduceo, la verga di Esculapio, è proprio rappresentato da un ramo di nocciolo, attorcigliati attorno a due serpenti. Anche questi sono simboli di sapienza. Sono numerose le leggende che narrano di boschetti sacri di noccioli. In Irlanda è assai noto il mito legato al Pozzo di Conla, vicino a Tipperary. Questa fontana incantata era circondata da 9 noccioli, i cui frutti, cadendo nelle acque, nutrivano il salmone che vi viveva. Altro simbolo di immensa saggezza, è ritenuto il più antico degli animali. Quando la dea Boan si accostò al pozzo di Conla,
Le acque traboccarono, dando origine al fiume Boyne. È proprio dal pozzo di Conla, poi, che sgorgarono i sette fiumi della conoscenza, tra i quali proprio il Boyne e lo Shannon. Sempre i miti irlandesi ci narrano di come il giovane Fionn si scottò un dito curando il salmone della conoscenza che il druido Finegas aveva catturato e messo a cuocere. Portandosi il dito alle labbra, questo giovane si nutrì dell'incanto conservato nelle carni del salmone e divenne parte di ogni simbolo, di ogni scibile, scusate, e quindi ebbe la conoscenza più totale ed assoluta. Nel magnifico poema della Cadgodeu, questo albero riveste il ruolo dell'arbitro della battaglia degli alberi, poiché da sempre è considerato l'araldo druidico ed è pregno di saggezza necessaria ad un buon giudice. Il nocciolo è un albero antico. Dopo la glaciazione è stato uno dei primi alberi a ripopolare le tundre, fino a divenire l'albero dominante di quasi tutta l'Europa occidentale. Negli insediamenti umani, a partire dal Neolitico in poi, sono stati ritrovati resti di nocciole, in particolare nell'era del ferro, sono stati ritrovati numerosi resti e ciotole piene di questo frutto, il che fa pensare anche ad un uso votivo e cerimoniale. Fin dall'antichità il nocciolo è considerato un simbolo di fertilità, un po' per la grande quantità di polline che produce, un po' per i suoi numerosi germogli che fanno sembrare che la pianta non muoia mai. Veniva usato nei riti di fertilità ed ancora utilizzato nelle cerimonie di fidanzamento e matrimonio fino nell'era cristiana. Viene utilizzato ancora oggi in rabdomanzia per la ricerca di sorgenti d'acqua sotterranee. Nella mitologia celtica è l'albero magico, è sacro e i nove noccioli sovrastano, come vi dicevo, la fonte della saggezza e lasciano cadere i loro frutti nella fonte dove vengono mangiati dal salmone, il quale acquista tutta la saggezza che contengono. Da qui il mito del salmone della saggezza. Nel racconto dei Mabinogi, Re Artù e i suoi si recano dal salmone magico per ritrovare Mabon, che è l'animale più saggio e vecchio che ci sia. Il nocciolo della saggezza è anche la fonte di ispirazione dei bardi. Lo stesso nome della Scozia in gaelico, Caledonia, deriva da Cal Dun, la collina del nocciolo. Nella mitologia greca e romana, il nocciolo è associato a Hermes, a Mercurio, ed il caduceo è fatto, come vi dicevo, dal legno del nocciolo. Il numero legato al nocciolo è il 9, impiega 9 anni per crescere, 9 noccioli sacri circondano la sacra fonte e 9 sono le muse, dato che il nocciolo è fonte di ispirazione. La nocciola è metafora della verità profonda che si cela dietro l'apparenza e l'illusione rappresentate dal guscio, il guscio che bisogna rompere per giungere alla verità. Un ramo di nocciolo è lo strumento utilizzato dai rabdomanti per individuare le fonti d'acqua e pare inoltre che tale bastone possa aiutare non solo a trovare l'acqua, ma anche miniere, tesori nascosti, addirittura sempre citando Graves, anche ladri ed assassini. Sempre nei paesi anglosassoni sono sopravvissuti alcuni usi legati al nocciolo, ad esempio nel Pembrokeshire. Se una fanciulla decide di rifiutare un corteggiatore, gli dona un rametto di nocciolo, come a dirgli, sii saggio e desisti. Con questo io ho finito. Grazie. Grazie mille Paolo. Adesso interrompo la mia condivisione per... Ecco, adesso vediamo te. Allora, io non abbiamo potuto vedere le chat appunto perché avevamo la condivisione dello schermo. Quindi chiedo chi ha delle domande da fare di utilizzare come reazione l'alza mano oppure di scrivere nella chat. Allora, intanto la Rita chiede la parola. Ecco, Rita può parlare. Ti volevo chiedere, naturalmente mi ha sollecitato
La curiosità perché questa sera è la sera delle streghe. Sì, giovedì. Giovedì. Perché noi l'abbiamo scelto per una serie di casualità, nel senso che dovevamo fare prima il mercoledì, poi il lunedì e poi abbiamo optato per il giovedì perché il primo relatore era disponibile il giovedì, quindi poi abbiamo mantenuto il giovedì, non l'abbiamo scelto, ma giustamente adesso mi viene la curiosità perché. Non sappiamo esattamente perché il giovedì e perché non un altro giorno. Non credo perché sacro a Giove. Credo perché forse era in mezzo alla settimana. Quello che è certo è che viene riportato un po' da tutti. Lo stesso Ginsburg ne parla nei Benandanti. Abbiamo testimonianze varie e diverse. È sempre il giovedì, il giorno delle streghe. Non si sa bene perché. E comunque anche un'altra cosa importante. Sempre dopo le 9 di sera, mai prima. Dopo le 9 di sera del giovedì, le streghe sono particolarmente potenti, feroci e abili, diciamo, e quindi si muovono di più e fanno più danni. Ma fino a Però che al ora? tempo Dalle stesso, 9 fino a che ora? Fino fino all'alba. Infatti, all'alba. Va bene, possiamo uscire? Possiamo uscire adesso? una delle cose carine che viene fatta la notte del solstizio è quella di legare intorno ad un albero, ad un tronco di noce, 12 spighe di frumento e 12 spighe di orzo. Queste vengono fasciate intorno all'albero e lasciate lì. Sono molto, molto attraenti per le streghe che passano di notte, perché si dice che le streghe vaghino di notte e girino tantissimo. Quando vedono queste spighe, siccome loro sono attratte da tutto quello che è numeroso e devono contarlo per forza, si fermano intorno a queste spighe, ma non riescono a contare tutti i grani perché è buio. E quindi stanno lì a contare, ricontare, contare, ricontare fino alle prime luci dell'alba, e in questo modo non riescono a fare nessun danno perché hanno trascorso tutta la notte a contare questi grani avvolti intorno all'albero di noce. Una delle Un'altra cosa cose che volevo carine. chiederti era qual è l'albero delle streghe, cioè fra tutti quelli che hai raccontato, è proprio quello che è legato alle streghe. Sai che non l'ho trovato ancora, perché lo stesso noce ha delle valenze positive molto potenti, per cui anche parlare del noce di Benevento o parlare di alberi votati totalmente all'oscurità, non ce ne sono. Cioè il simbolo stesso dell'albero, che radica le radici nelle profondità della terra, che tiene il tronco fuori da terra e quindi rivolto verso tutti coloro che lo circondano. E al tempo stesso con le fronde che puntano sempre verso l'alto, è sempre stato un simbolo di spiritualità e di potenza assolutamente positiva. Per cui, che io sappia, non esiste un albero del male, un albero delle streghe. E questo è anche molto interessante, molto carino, sarebbe da approfondire un po'. No, dovremmo parlare tutta la notte di queste cose, perché ad esempio Sicuro. io quando faccio un giro particolare e passo davanti a un tasso, no, che è l'albero del diavolo, no? Nella tradizione, cioè l'albero più potente per il diavolo, perché naturalmente è tutto velenoso. E qui, anche qui, mi piacerebbe parlare anche di queste parti della tradizione legate proprio agli alberi, anche perché comunque avranno avuto un senso. Tu hai parlato di Celti, hai parlato di popoli antichi, cioè ci sarà stato qualcosa per cui hanno visto che questo albero era più legato alla strega piuttosto che al diavolo, piuttosto che ad altre Questo entità. sarebbe da approfondire perché il tasso, comunque prima del cristianesimo, non era assolutamente legato al male o al demonio. Era sì velenoso e temuto, ma era un albero di grande potenza, tant'è vero che era uno degli alberi ritenuti asse del mondo, quindi poteva essere come la quercia o la betulla o anche il frassino, l'albero che univa il cielo, la terra e il sottosuolo, l'infero. Quindi anche in questo caso il tasso è un albero di grande potenza e lui stesso non è negativo nella sua essenza. Veramente molto interessante.